Padelmania? Sì, anche l'Umbria ha i suoi numeri da record. I tesserati nell'ultimo anno sono più che quadruplicati, così come è aumentato in maniera esponenziale il numero dei circoli affiliati in regione e non, senza contare le strutture in costruzione. Ad aprire ufficialmente a Perugia, zona Ferro di Cavallo, è il Thunder Sport Center, affiliato alla FIT, Federazione Italiana Tennis. 5 campi a disposizione, 2 maestri, spogliatoi, bar e ristorante. 3 i soci che si sono impegnati nella realizzazione del centro sportivo. Sicuramente con il Covid lo sport ne ha beneficiato, diciamo, anche in termini numerici. È vero che magari anche senza la pandemia si sarebbe insediato, perché è uno sport facile, è uno sport per tutti, è uno sport per i piccoli, per i grandi, per le ragazze. E noi, ecco, da appassionati abbiamo intrapreso questa avventura e abbiamo qui a Ferro di Cavallo riqualificato un pochino la zona, mettendo un centro sportivo, secondo noi, che funzionerà, insomma, che piacerà anche ai residenti, ai cittadini di Perugia, e insomma, diciamocela, metteremo tutta per far sì che questo accada. Il padel ha catturato l'attenzione di molti sportivi, molti anche legati al calcio. Noi ne abbiamo incontrato uno. Serse, mi dicono, e tu forse mi puoi aiutare in questo, che il padel è uno sport veramente per tutti. No, assolutamente sì, insomma, io credo che sia una delle caratteristiche più importanti di questo sport, che è esploso, diciamo, negli ultimi anni, ovviamente in Europa, cioè nel mondo, in Argentina già lo facevano da diversi anni, in Spagna idem, però in Italia e soprattutto in Umbria, diciamo, negli ultimi 2 anni. E ha questa caratteristica che, diciamo, può far giocare questo sport una fascia d'età, mi viene da dire dai 10 ai 70 anni, ma è anche over 70, quindi e questo credo che sia una grande caratteristica. Viva il padel! Perugia, è vero che ci sono alcuni campi, ma non in questa zona, paradossalmente non a Pian di Massiano, che è, diciamo, la zona per vocazione sportiva della nostra città. E veramente un grazie sentito a questi 3 giovani imprenditori locali che, ecco, si sono rimboccate le maniche in questo periodo di pandemia, quindi a maggior ragione veramente un grazie, complimenti per il coraggio, e hanno riqualificato un'area molto importante, anche bella, perché siamo veramente ai margini di Pian di Massiano, alle pendici della collina, un terreno privato dove c'erano altri impianti sportivi, poi nel corso degli anni purtroppo sono andati un po' a perdersi, e questo investimento bellissimo, audace, di cui veramente l'amministrazione comunale è tanto orgogliosa.